Busto Arsizio, 29 dicembre 2020, giorno dopo la nevicata, una grandissima bella nevicata. Adesso sta piovigginando, però niente di che. Comunque la neve ce n'è ancora giù un bel po'. È stata la nevicata, diciamo, negli ultimi 10 anni quella più sostanziosa, perché da tanto che non nevicava più così. Da notare il bellissimo paesaggio. Intanto mi faccio una bella piccola passeggiatina sotto la neve. Temperatura di 3 gradi sopra zero, non abbastanza fredda per nevicare, però comunque è prevista la neve alla fine dell'anno, anzi il primo dell'anno, nel primo del mattino è prevista ancora la neve, compreso anche il 2 gennaio. E poi anche il 3, il 4, il 5, il 6, anche per l'Epifania il tempo è sempre molto incerto in questi giorni e ci potrebbero essere altre interessanti nevicate. Speriamo di sì, visto che a me piace molto la neve, anzi sono molto appassionato della neve, visto che sono dalla Valtellina di Sondrio, sono praticamente un montanaro, anche se sono nato a Sondrio in pianura, vabbè, vicino alle montagne, non proprio su a Valmalenco, a Bormio o a Livigno, ecco, però la neve ce l'ho nel sangue, come si dice, ce l'ho proprio dentro. Adesso sta ancora piovigginando, comunque è troppo bello camminare sotto la neve. Poi c'è questo bel silenzio ovattato, questo bel silenzio che ti dà pace, serenità, soprattutto in questi ultimi tempi che c'è un sacco di stress, vita frenetica, tutta la gente corre di fretta, invece bisogna rilassarsi e godere della bellezza del paesaggio. Ciao ciao a tutti.